Bene, non apprezzato in patria, apprezzato fuori, va bene così. Però, tornando al discorso della riorganizzazione della pediatria, mi sembra che in questi 8 anni non sia partita assolutamente la riorganizzazione della pediatria, anzi, 9-10 medici pediatri sono venuti, se ne sono andati, è andata via la dottoressa Zingo, è andata via la dottoressa Giacomoni, quindi voglio dire, qui sicuramente, cioè, fate una domanda, no? Se tutti i medici vanno via, insomma, perché non si fanno queste domande? Perché non siamo mai stati chiamati? Io non sono mai stata chiamata a dire perché sei andata via, cioè, dopo 26 anni, gente. Cioè, io ho fatto San Marino, pago le tasse in Italia, ho la busta paga dietro, se la volete vedere, vi faccio vedere quante tasse pago in Italia, e poi devo fare la dichiarazione a San Marino. Quindi, voglio dire, non è che c'è tutta questa convenienza a, se sei cittadino sanmarinese residente qui e vai a lavorare fuori, le tasse io le pago una catena. Però sono delle scelte di vita, delle scelte di, anche di apprezzamento, perché quando tu capisci di non essere apprezzato, beh, allora ti togli, io non voglio stare sull'anima a nessuno, assolutamente. Come ripeto, progetto di organizzazione della pediatria che non è partito, anzi, vabbè, medicina scolastica, quella che noi chiamavamo medicina scolastica, comunque chiamiamola dai bambini dei 6 anni in poi, non viene più fatta, non vengono più fatti i consultori, ci sono dei medici che appunto lavorano 2 ore alla settimana e prendono la busta paga che prendo io in Italia, che lavoro 5 giorni alla settimana più il sabato mattina, scherziamo, voglio dire, queste persone prendono un capitale, perché cosa sono stati fatti venire questi qui, certo, per dare fatta testa a lui, perché c'è una disorganizzazione sotto, completa.